E tu questa per cosa la usi? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E già, voi questa per cosa la usate? Ora, ora, non lasciatevi andare alle ovvietà, perché su Arte per te si va oltre l'evidenza dei fatti. E soprattutto si scoprono nuovi orizzonti di materiali che abbiamo sempre tra le mani per trasformarli in qualcosa di fantastico. Prima di farvi vedere per cosa la uso io questa, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il ricettario dell'arte, in cui troverete tantissime, tantissime ricette per le belle arti, un po' come quella che vedrete oggi in questo video, quindi ricette per crearvi tutti i materiali, dai colori ai medium alle paste modellabili. È il grande libro del colore, il mio secondogenito, il figlio colorato, quello all'interno del quale ho custodito tutto il mio sapere sul colore. All'interno di questo libro vi spiego davvero tutto sul colore, dal come formare le tinte al significato delle tinte alla storia del colore e anche tantissime altre curiosità. In tutte le librerie e online, entrambi editi da Gribaudo. Ma adesso basta cianciare e andiamola ad utilizzare. Spostiamoci di là e vi faccio vedere per cosa servirà. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri fregi in carta igienica. Facciamo una specie di cartapesta estemporanea. Ci occorrerà un po' di colla vinilica diluita con dell'acqua. Ne preparo un po' insieme a voi. Facciamo un 50% di colla vinilica e un 50% di acqua. Io rigorosamente ad occhio. Poi della carta igienica, ecco qui, un bel pennellone grosso e poi il nostro colpo di genio. Sapete gli stampi da biscotto ad espulsione, questi qui bellissimi e che io per esempio ho in diversificate forge, ma che non ho mai usato. Li ho comprati nell'epoca della moda della pasta da zucchero e poi li ho dimenticati nel cassetto. Ma alla stessa maniera voglio provare ad usare anche gli stampi per la resina, questi qui, vedete? Questi qua, bellissimi. Vedremo cosa verrà fuori sperimentando. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo così il nostro fregio, mettiamo il nostro stampino e prendiamo un po' di fogli di normalissima carta igienica. Voilà. Come prima cosa prendo un foglio di carta igienica e lo poggio. Prendo la ciotolina con la colla, puccio il pennello, lo scarico un po' e poi delicatamente bagno tutta la carta. Così si strapperà un pochino, non è una cosa grave. Voilà, e una volta che avrò bagnato tutta la carta, semplicemente rabboccherò all'interno la parte in eccesso e la farò appiccicare così sulla sottostante. Così andiamo su tutti i bordini e con il primo foglio vedremo che non riusciremo a coprire tutto e allora niente paura, aggiungiamone un altro e ancora un altro e ancora un altro, ce ne occorreranno 4 o 5. Quindi piano piano infiliamo e bagniamo con la colla. Thank you.
In questo punto, per esempio, si è depositata meno carta. Allora io vado direttamente con due veli e chiudo. L'importante è bagnare bene con la colla. Quando penso di avere abbastanza carta, quindi di avere uno spessore abbastanza congruo per reggere la forma, metto un foglio di carta e schiaccio tantissimo, schiaccio per dare una bella forma e tiro poi via. E voilà! Guardate, non so se riesco a farvi vedere il decoro, guardate che meraviglia! Lo lascio asciugare così, eliminando però l'eccesso, voilà, e lo metto ad asciugare anche qui in un piano impermeabile. Quindi mi serve un po' di carta per togliere l'eccesso di colla, ma poi posso spiccicarlo tranquillamente. E questa carta che faccio? La butto? Assolutamente no! Faccio un altro fregio, proviamo a fare lui. Benissimo, mettiamo un lenzuolino di carta igienica e pressiamo in modo che la colla in eccesso venga tirata via. Stacchiamo, voilà la nostra formina perfetta. Rivediamo i bordi, che poi comunque potranno essere anche ritagliati, ma voglio farvi vedere, ecco, tutto embossato, tutto in 3D con tutte le forme, bellissimo. Mettiamo da parte anche questo cuoricino e facciamo per esempio questo, che è molto carino con i trifogli. Questi fregi poi saranno bellissimi per adornare bigliettini, scatole in cartone, diari, copertine di quaderni, insomma tutto quello che ha a che fare con la carta. Se invece poi volete degli stampi per dei fregi facili, per magari cose come barattoli, vi faccio un altro video, perché un'altra ideuzza mi è venuta. Col pennello poi schiacciate in modo tale da colmare tutta la forma, quindi ad andare nei particolari dei margini, perché man mano la carta si spappolerà e andrà a inserirsi in tutti quei posti più difficili da raggiungere con le mani. Quindi qui i bordini, per intenderci. Un po' di carta igienica, la mettiamo qui e pressiamo. Ben bene, ben bene. A far venir via tutta la colla in eccesso. E una volta pressato, voilà! Guardate che meraviglia questo stampo. Poi con le foto vi faccio vedere bene bene tutto il merletto che c'è sopra, ed è solo carta e un po' di colla. E adesso proviamo sugli stampini. Quindi anche qui pennellino e piano piano facciamo arrivare dappertutto la nostra carta igienica, semplicemente tamponandola.
prendo un pezzettino di carta, la metto sopra e col palmo della mano schiaccio, schiaccio, schiaccio. Proprio a far penetrare all'interno del calco. E adesso tiriamolo fuori. Oh! Grande emozione, ragazzi! Viene fuori! Fantastico! Fantastico! Poi i bordi potranno essere rifilati tranquillamente con delle forbicine. Ma secondo me questa cosa che sto facendo si può fare anche con il cotone idrofilo. Volete che facciamo un video dove proviamo anche a farlo col cotone idrofilo? Lasciatemelo scritto tra i commenti. Ok, e adesso vediamo il rilascio. No, vabbè. Non è carinissimo. Aspettate, aspettate. Ragazzi, guardate. Cioè, è fatta con la carta. Troppo, troppo, troppo carina. E tra l'altro piena di particolari che sono venuti tutti bene. E allora io continuo qui a fare qualche altro stampo, ma guardate che belli. Io vi lascio alle foto e poi ci rivediamo subito dopo per commentare insieme questi due metodi bellissimi per fare dei fregi in carta igienica. Ci avreste mai pensato a fare una cosa così? Bene, su Arte per Te succede anche questo. Ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Capito per cosa uso io la carta igienica, non soltanto per le faccende personali, ma anche per creare dei bellissimi fregi in carta igienica. Questo è ancora fresco, è ancora bagnato, ma guardate i dettagli, guardate che meraviglia. Immaginatelo appiccicato su una scatola, su un bigliettino. È meraviglioso. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione. Venitemi a trovare anche su tutti i miei altri social, TikTok, Instagram, Facebook e naturalmente anche sui miei altri canali YouTube. Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Bene, io vi aspetto su tutti i miei social, ma naturalmente vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!